Agricoltori, buongiorno e ben ritrovati sul canale digitale dell'AIPO OP. Sono Antonio Volani, responsabile tecnico. Oggi andremo a vedere una pratica agronomica molto interessante, la potatura a verde, detta anche potatura estiva o potatura di rimonda. È una pratica che i nostri nonni conoscevano bene e mettevano in pratica. Poi con il tempo si è un po' persa, stiamo cercando di recuperarla in quanto ha un vero, diciamo, valore economico per la pianta stessa. La potatura estiva consiste nel togliere tutta la parte vegetativa annuale che la pianta ha formato, dalla primavera fino all'estate. Quindi andremo a togliere cosa esattamente? I polloni e i succhioni essenzialmente che si sono formati in quell'anno. Perché l'andiamo ad eseguire? Perché abbiamo bisogno di ridare luce e aria all'interno della nostra pianta in modo che i frutti possano andare a maturazione in una situazione ottimale. I polloni e succhioni nascono per vari motivi. Possono essere delle gelate invernali che quindi fanno sì che la pianta debba emettere una nuova vegetazione fresca e quindi stimola la pianta a vegetare nuove parti produttive. Può essere anche dovuta a delle patologie, pensiamo ad esempio a un attacco molto importante di occhio di pavone che fa una grossa filoptosi, quindi una caduta delle foglie, e quindi la pianta ha bisogno di emettere nuova parte vegetativa. Può essere anche dovuta a delle potature eccessive, potature primaverili eccessive, quindi si va a squilibrare la pianta nel rapporto naturale tra chiome e radice e quindi la pianta reagisce emettendo nuovi polloni e nuovi succhioni. La potatura estiva va eseguita tra fine luglio e agosto. In questo momento la pianta è in un leggero riposo vegetativo. Perché? Perché abbiamo alte temperature, avremo probabilmente anche scarsità di acqua e quindi la pianta si sta concentrando per portare a maturazione i propri frutti. Quindi è ideale eseguirla in questo momento. La pianta non andrà più a emettere o ne emetterà pochissimi polloni e succhioni successivamente a questo tipo di potatura e quindi siamo in un momento ideale per eseguirla. Come abbiamo detto nei precedenti tutorial dove abbiamo trattato la potatura primaverile, la pianta dell'olivo ama una forma di allevamento particolare, che è il vaso policonico semplificato. In cosa consiste questa forma di allevamento? Allora, partiamo dalla base, dove troviamo un fusto che parte da terra fino a circa 80-90 cm. Dal fusto poi si dipartiscono tre branche principali. Le vediamo, ad esempio vediamo questa che viene verso di noi, abbiamo la branca, vedete, principale che sale fino in alto, a un'altezza in questo caso intorno ai 4 metri, 4 metri e 50 all'apice, su cui poi iniziano a dipartirsi delle cosiddette branche secondarie, tipo vedete questa più in alto, ok, una che c'è qui sotto, vedete. Ecco, su queste branche secondarie avremo delle piccole branchette terziarie su cui poi è portata tutta la parte produttiva. Vedete dove troveremo le nostre olive. Il concetto fondamentale del vaso policonico è quello che deve essere svuotato all'interno. Cioè all'interno dovremo trovare pochissima vegetazione. Questo perché permette alla luce di entrare, all'aria di entrare all'interno e quindi diciamo di mettere in massima insolazione tutta la parte produttiva esterna. Entriamo quindi nel vivo delle operazioni, andremo quindi a vedere cosa intendiamo per polloni e per succhioni. Gli attrezzi che ci servono per eseguire la potatura estiva sono più o meno gli stessi utilizzati per la potatura invernale, ossia una forbice, meglio a doppia lama, più indicata per l'attività di taglio nei nostri olivi e in genere per i frutteti. Un seghetto, un segaccio, che può essere come in questo caso fisso oppure con la chiusura a serramanico. Potremmo avere delle forbici ad asta, come in questo caso, vedete dove abbiamo l'asta che ci permette
di operare da terra dei tagli a una certa altezza. Chiaramente un segaccio sempre ad asta telescopica per arrivare nei punti più alti della pianta, in modo da operare da terra in piena sicurezza. Come dispositivi di protezione, un paio di guanti, degli occhiali per tutelare i nostri occhi, quindi li andiamo a indossare. E poi ricordiamoci sempre che tra una pianta e l'altra è sempre bene eseguire una disinfezione degli organi a contatto con la pianta, quindi con le lame. Quindi andiamo a prepararci, come in questo caso, una miscela composta da acqua, un terzo di acqua, un terzo di candeggina, un terzo di alcol, e tra una pianta e l'altra andiamo a spruzzarla in modo da disinfettare le nostre lame. Ed ora andiamo a vedere cosa intendiamo per polloni e succhioni. I polloni nascono alla base della nostra ceppaia. Vedete, sono queste terminazioni molto vigorose che possono nascere quindi alla base o sul nostro fusto. Generalmente vanno tolti, ne lasciamo eventualmente qualcuno, uno o due per albero, perché ci potrebbe consentire di ripartire con la crescita di una nuova pianta di olivo quando la nostra chioma potesse subire una gelata, un incendio, cioè in situazioni particolari dove dobbiamo ripartire alla base. Il taglio dovrà essere fatto alla base rispettando la cosiddetta corona. Non dobbiamo mai incidere troppo sul legno né lasciare eventuali monconi, come in questo caso, vedete? Queste sono operazioni che non dobbiamo mai eseguire, perché da qui incentiviamo la pianta a riemettere dei nuovi polloni. Quindi dovremo fare un taglio di rispetto della corona alla base, in questo modo. Anche qui, vedete, abbiamo la nascita di alcuni piccoli polloni. Possiamo togliere quelli più vigorosi, tipo questo. Questo lo possiamo anche lasciare, è un tirasucchio, crea quindi tiraggio di linfa dalle radici verso il fusto, verso la parte alta, e quindi lo possiamo anche lasciare, è molto esile, lo possiamo eventualmente togliere il prossimo anno. Le parti vegetative invece che nascono sulle branche primarie o secondarie, tipo in questo caso, vengono detti succhioni. Sono di solito delle parti che nascono sul dorso delle nostre branche. Come in questo caso, vedete come in questo caso questo succhione sta andando verso l'interno, quindi togliendo luce alla pianta, e ha una certa dimensione. Quindi in questo caso è un succhione da togliere. Quindi l'operazione che faremo è sempre quella di utilizzare la nostra forbice per toglierlo alla base, in questo modo. Qui possiamo anche, vedete, c'è un piccolo monconcino secco, quindi nell'operazione possiamo anche decidere di toglierlo. Poi vedete da quest'altra parte, anche qui abbiamo dei succhioni che si stanno formando, dei giovani succhioni, uno un po' più vigoroso degli altri. Quindi la scelta sarà quella di eliminare sicuramente il succhione più energico, quindi questo. Quindi lo andiamo a togliere. Ricordiamoci però che non dobbiamo mai completamente togliere tutti i succhioni che si trovano sulle nostre branche. Perché? Perché questi succhioni, più piccoli, più esili, fungono da tiralinfa, cioè permettono alla linfa di risalire lungo l'asse e quindi di nutrire poi le nostre branche secondarie e le nostre olive. Quindi quelli più esili vi consiglio sempre di mantenerli. In questo caso, ad esempio, potremmo portare rispetto per questi due piccoli succhioni che stanno nascendo, e anche per questo. Questo che è un po' più interno, un po' più energico, lo possiamo togliere. In questo modo, vedete? Quindi sono veramente operazioni molto veloci, operazioni che durano anche poco. Una pianta di questo tipo, diciamo, potremmo rimanere sui 5-6 minuti di attività per pianta. Ecco, quindi operazioni che richiedono poco tempo. Continuando poi in questa branca secondaria, nella parte esterna, troviamo altri succhioni da poter togliere, tipo ad esempio questo, vedete, molto energico, molto dorsale. Quindi lo andiamo a togliere.
raggiunto l'apice produttivo troveremo degli altri succhioni, vedete, tipo questo, però questi sono un po' particolari, li dobbiamo mantenere. Perché? Perché saranno i rinnovi naturali della parte produttiva che si sta esaurendo. Vediamo ad esempio questo ramo, era un succhioncello qualche anno fa, probabilmente portato in questa posizione, pian pianino con il peso della vegetazione e col peso della parte produttiva si è inclinato. Sull'inclinazione è nato questo, vedete, succhioncello qui. Comincia già a avere lui stesso una forma inclinata. È importante rispettarlo perché ci permetterà pian pianino di rinnovare quella parte produttiva e più vecchia di questo ramo. Vedete, il ramo prosegue, questa è la parte più vecchia, è la parte che si sta esaurendo. Vedete come in questo caso questo succhione sarà il rinnovo naturale futuro di questa nostra piccola parte vegetativa. Quindi uno degli interventi che andremo a fare nei prossimi anni sarà proprio di ridurlo qui per consentire lo sviluppo di questo succhione. Anche in questa parte qui, vedete, questo ramo si è piegato, è diventato produttivo, si sta esaurendo in questa parte più pendula, però abbiamo il rinnovo naturale. Eccolo qui, il nostro succhione che pian pianino andrà col tempo a essere tagliato qui in modo da creare il rinnovo. Vedete ad esempio in questa branca, questa branca dov'è che sta producendo quest'anno? Eccola qui. Il prodotto, vedete, le nostre olive sono nella parte più pendula, in questi rametti misti. Se proseguiamo e torniamo indietro, vedremo come a un certo punto è nato questo nostro succhione. Questo non lo dobbiamo togliere assolutamente, lo dobbiamo preservare. Perché? Perché sarà il nostro rinnovo quando questa parte produttiva diventerà vecchia e si andrà ad esaurire. Quindi questo a un certo punto comincerà a inclinarsi e vedremo appunto che il taglio di ritorno sarà fatto in questa posizione qui. Quindi sono degli ottimi rinnovi, vedete, tutti questi succhioncelli più esterni, più inclinati, non dorsali, li andiamo a mantenere sulla nostra pianta di olivo. Ricordiamoci che la potatura estiva serve anche per eliminare eventuali rami secchi o rami colpiti da patologie. Come in questo caso, vedete, abbiamo un ramo secco, quindi andiamo a toglierlo. Vi ricordo sempre che la potatura va eseguita dall'alto verso il basso, in modo che così abbiamo meglio e vediamo meglio la situazione che si crea. Quindi in questo caso andiamo a togliere quei polloni molto energici, vedete, come questo, lo possiamo tagliare con delle forbici ad asta, vedete. In questo momento i rami non sono completamente lignificati, quindi possono essere tranquillamente tagliati anche con delle forbici molto leggere come le sono queste. Proseguiamo, andiamo a vedere. Vedete che internamente qui abbiamo due succhioni che stanno diventando di dimensioni importanti. Eccolo qui, un altro succhione che abbiamo eliminato. Ne abbiamo uno un po' più interno, come questo, che adesso taglio e vi farò vedere. Eccolo qui, guardate. I succhioni che dimensioni possono avere? Dimensioni molto importanti, quindi distolgono energia alla pianta stessa, e quindi la pianta si concentra nella parte vegetativa invece della parte produttiva, quindi abbiamo bisogno assolutamente di toglierli. Nella potatura estiva possiamo anche correggere qualche errore eseguito nella potatura primaverile. Come vedete in questo caso è stato lasciato questo succhione dove non c'è prodotto, quindi lo possiamo anche togliere. E in questo caso ci avvaliamo di un segaccio per eseguire questo intervento. Ecco. Ne facciamo pochi di questi interventi così importanti, però in questo caso vedete come la forma già della pianta abbia subito un notevole cambiamento. Ed ora togliamo un altro succhione qui in alto, vedete, con l'aiuto del segaccio lo tagliamo, un succhione che stava andando verso l'alto. Questo succhione, vedete, lo possiamo anche lasciare perché può essere
la nostra prosecuzione della cima in questa branca primaria. Quindi nella parte alta abbiamo tolto grosso modo tutte quelle, quei succhioni che potevano dare fastidio e quindi creare dell'ombreggiamento. Ne ho un altro qui, vedete, su questa mia branca secondaria, sta andando verso l'alto, molto assurgente, molto interno, crea ombreggiamento, quindi via, lo andiamo a tagliare. Scendendo andiamo a verificare se c'è qualche altro succhione, mi sembra di no, quindi vedete come in 3-4 tagli abbiamo praticamente eseguito già la potatura su questa branca principale. Ci portiamo ora ad operare sulla nostra seconda branca principale, questa. Quindi anche qui vediamo come in alto ci sia un succhione probabilmente lasciato dalla potatura primaverile, che però va assolutamente tolto. Eccolo qui. Guardate, succhione completamente improduttivo, non c'è un'oliva. Andiamo pian pianino a vedere dalla parte di qui, continuiamo, vediamo che anche qui ci sono due succhioni da togliere, due succhioni interni, questo e questo. Guardate, questo, questo. Poi ne abbiamo, scendendo, altri, tipo questo interno, vedete? Col segaccio possiamo lavorare anche molto bene. Abbiamo questo, guardate, nato sul dorso di questa branca secondaria, quindi lo andiamo a togliere. Ok. Questo, interno. E via via, togliamo gli altri, sempre scendendo lungo l'asse della nostra branca principale. Adesso vediamo, qui anche ce n'è uno da togliere, sta creando un intreccio. Quindi entro nella parte interna e verifico se ci sono altri succhioni che vanno tolti. Questo, vedete, questo l'abbiamo già tolto, ma lo facciamo scendere dalla pianta, quindi cerchiamo di recuperarlo che non rimanga la nostra pianta. Ok, adesso entro nella parte interna e vado a vedere se ce ne sono altri. Proseguiamo, vediamo. Su questa branca principale abbiamo questo succhione dorsale energico, quindi va tolto. Anche qui in questa branca secondaria questo succhione interno che sale verso l'alto, molto assurgente, lo andiamo a togliere. Qui abbiamo invece dei succhioncelli piccoli che li lasciamo per rispetto del discorso che dicevamo prima, quindi la possibilità di avere un tirasucchio, ok, che ci permette di far sì che la parte dorsale della nostra branca rimanga viva, perché lì entra della linfa e quindi tutto il legno circostante rimane vivo. Proseguendo, qui ce n'è uno invece singolo, molto sorgente, quindi questo l'anno prossimo diventerà il doppio, il triplo, quindi lo andiamo a togliere. Vedete come anche qui possiamo togliere questi succhioni dorsali, un po' energetici. Li togliamo tutti, andiamo avanti là, togliamo quei due dorsali, eccoli lì. Però qualche altro succhioncello più debole lo teniamo. Andiamo su. Vediamo come abbiamo altri un paio di tagli da fare. Questo, vedete, questo e questo. Qui eliminiamo questo succhione e questo succhione. Ok, siamo qua, abbiamo quasi finito, ultimato anche questa branca. Mi rimane solo questo succhione molto energico dorsale da togliere e questo interno lasciato dalla potatura primaverile. Vedete come abbiamo fatto un'ottima pulizia della nostra branca principale. Abbiamo lasciato qualche succhione, qualche succhioncello interno che ci serve da tiralinfa e qui abbiamo ultimato anche la seconda branca.
Passiamo ora quindi alla terza branca principale, succhione dorsale, togliamo, succhioncello laterale, lo teniamo, succhione dorsale, via, succhione un po' laterale, pieghiamo leggermente. Su questa nostra branchetta succhione energico, quindi via, e adesso con l'aiuto della forbice a prolunga andiamo a togliere i succhioni dorsali energici, come questo, vedete, come questo e come questo. Ok, vedete come non faccio sforzo con questa forbice? Se li andiamo a lasciare l'anno prossimo, questi abbiamo bisogno di molta più energia per tagliarli, perché sono completamente lignificati. Proseguiamo, vedete, succhione, succhione, togliamo entrambi, ricordiamoci di buttare a terra tutte le ramaglie e via via a salire, ne rimane uno e un due. Una dimenticanza della potatura primaverile, questo succhione piegato verso l'interno, quindi possiamo anche decidere o di ridurlo in modo da ridare una linea retta, creando, diciamo, la nostra cima su quella branca primaria. Ora andiamo ad eseguire gli ultimi tagli sulla quarta branca principale. Vedete come sono nati due succhioni molto energici, questo che andiamo a togliere subito, questo eccolo qui e questo qui interno, eccolo qui. Abbiamo quindi un altro succhione da togliere, vedete, questo che va in alto e interno, quindi lo togliamo. Scendendo mi sembra che ci sia ancora solo qualche piccolo succhione su alcune nostre rami secondari, qui diciamo abbiamo terminato. Bene, ora riguardiamo un pochino se la pianta ha necessità di qualche altro piccolo intervento. Vedo ad esempio su questa branca secondaria un altro succhione da togliere. Proseguiamo il nostro giro, vediamo, ecco, ne abbiamo un altro qui in alto, vedete come questo sia un altro succhione molto dorsale che va tolto. Finiamo il nostro giro, vediamo, mi sembra che qui andiamo bene, quindi la pianta può considerarsi completata. Quindi, riassumendo, la potatura estiva o potatura verde ha lo scopo di togliere polloni alla base e succhioni sulle branche principali e branche secondarie. Questo al fine di portare e migliorare la reazione interna alla pianta, l'illuminazione, evitando quindi l'insorgere anche di patologie di tipo fungine, ma anche insetti. Ricordiamo che la mosca in ambienti molto ombreggiati vive meglio e quindi si riproduce anche meglio. Andiamo a regolare l'attività fotosintetica della pianta, andiamo a meglio portare in parte illuminata la parte produttiva, quindi le nostre olive. Le nostre olive chiaramente hanno bisogno di luce per maturare bene e quindi lo faranno in modo ottimale dopo la potatura a verde. Abbiamo appunto la possibilità di togliere rami secchi, rami colpiti da patologie. È una potatura che ci facilita le operazioni di poi della potatura primaverile. Quello che abbiamo tagliato oggi non ce lo troviamo più durante la potatura primaverile successiva. Ecco, quindi è una pratica che a nostro parere
è da riprendere, da mettere in considerazione, anche per evitare quell'alternanza produttiva che la pianta dell'olivo soffre molto e soffre soprattutto in questi ultimi anni, con i climi che stanno un po' cambiando e con alternanze sempre più accentuate. Quindi l'augurio da parte nostra è che questi tutorial possano servire per incentivare i nostri produttori, i nostri olivicoltori a eseguire queste pratiche. Vedrete che una volta che fate questo tipo di intervento troverete meglio anche la qualità degli oli che andrete a produrre, perché un paragone molto che mi viene sempre molto facile è quello con la piscicoltura, con le pesche. La potatura a verde la si fa proprio per dare luce alla pesca in modo che possa colorarsi meglio e che possa diventare più buona, possa contenere più zucchero. L'oliva è la stessa cosa, abbiamo la necessità che l'oliva possa inoleare meglio e quindi produrre un ottimo olio extravergine di oliva di alta qualità. Campagna finanziata con il contributo della Unione Europea e dell'Italia.